37esima edizione della Sagra di Corropoli, organizzata dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale. Una sagra plastic free che propone tanti buoni piatti tipici del territorio, piatti locali, ma anche musica live, esibizioni di scuole di ballo, esposizioni artistiche, mostra di vignette e mercatini di artigianato. Una sagra dunque che promuove l'arte, la cultura e il rispetto dell'ambiente. Parte la 37esima edizione della Sagra di Corropoli, prima sagra che il signor sindaco Dantino Vallese vive, perché da quando lei è sindaco questa è la prima sagra che vive. Buonasera signor sindaco. Buonasera anche a lei. Sì, effettivamente è la 37esima sagra di Corropoli, che prima l'ho vissuto come consigliere e poi come vice sindaco, adesso lo vivo come sindaco. Certamente è una questione un po' particolare da sindaco, perché ci sono tante responsabilità. Ci sono tante cose da sistemare, da mettere a posto prima che inizi la sagra. E pertanto, a parte che sono contento perché la sagra a Corropoli è un momento particolare di ritrovo tra concittadini e turisti. E sì, poi ho visto che avete anche abbellito il centro storico con degli oggetti particolarissimi. Avete anche messo in aria appesi degli ombrelli colorati. Sì, questo è vero, l'abbiamo messo in occasione della manifestazione appena fatta organizzata dalla Attilio Ricci, Corropolis Band, e pertanto naturalmente è rimasta così perché siccome c'era la sagra, quindi abbiamo lasciato invariato l'abbellimento che è stato fatto. Un bel punto di colore, anzi tanti bei colori per una sagra che va sempre più in alto. Infatti vengono tante persone da tutte le parti del nostro territorio, ma anche appunto i turisti, perché ci sono tantissimi piatti tipici e poi arte, cultura. Sì, questo è vero. La sagra Corropoli ha avuto un periodo di crisi qualche anno fa. Adesso sta riprendendo un po' la vecchia abitudine dei piatti tipici locali. Un buon piatto sicuramente tira dentro non solo i cittadini ma anche i turisti. Sono con il presidente della Proloco di Corropoli, Cesarino Di Gennaro. Presidente, una grande sagra che riparte per 6 giorni, tanto successo negli anni passati, si replica. Questa è la 37esima sagra e quest'anno è una sagra tutta verde, diciamo. Guardate anche la maglia che porto per il rispetto dell'ambiente. A differenza degli altri anni, quest'anno a Corropoli è tornato il ristorante 500 con la capra alla corropolese, che è una specialità proprio del luogo. Poi ci sono altri complessi, ci sono le aree per i bimbi, poi c'è una mostra di quadri. L'affluenza dovrebbe essere buona, anche perché Corropoli, che è un paese diciamo antico, ha anche il suo borgo medievale, quindi la gente che al mare arriva vengono a visitare questi borghi. Eh sì, Corropoli è davvero un paese, un borgo bellissimo con una grande storia alle spalle, una lunga tradizione e cultura. E infatti in questa sagra voi unite anche arte e cultura con esposizioni artistiche, mostre fotografiche e anche la mostra di vignette dell'artista Nando Perilli, ma poi ci sono esibizioni di ballo, musica live tutte le sere. Noi cerchiamo di mettere insieme la cultura, il lavoro, che purtroppo adesso con la crisi in atto ce n'è un po'. Pochino, però speriamo. Quindi per la sagra di Corropoli, come le ripeto, ci sono gli spiedini, il formaggio fritto, le solite cose, le salsicce. Poi ci sono 7 cantine della zona
di Corropoli, di Controguerra. Vini di eccellenza. Piatti tipici di Corropoli e dintorni per esaltare il nostro territorio che davvero merita di essere valorizzato. Questo per attrarre turisti, per attrarre altri cittadini dei paesi limitrofi. Questo grazie a uno staff, quello della Proloco, appunto molto organizzato e davvero in gamba. Quante persone siete? Beh, effettivamente, come succede in tutte le organizzazioni, siamo in 50, ma qui effettivamente la palla di lavoro si riducono a 10. La sinergia con l'amministrazione comunale è forte, avete organizzato voi della Proloco la sagra in collaborazione appunto con l'amministrazione. Effettivamente noi siamo un po' il braccio operativo dell'amministrazione comunale, collaboriamo con loro con tanti eventi, il premio di poesia intitolato a Gaetano D'Annunzio. Poi per esempio il 31 dicembre facciamo il Capodanno in piazza, le tombolate qui su questa magnifica piazza. Beh, le manifestazioni ne facciamo abbastanza. Buonasera Assessore, complimenti, 37esima edizione, la sagra parte già alla grande. Sì, questa sera diciamo che siamo partiti alla grande come ogni anno, ormai siamo giunti alla 37esima edizione. Quest'anno la sagra si è arricchita anche, come potete vedere alle mie spalle, della mostra di diversi artisti locali e c'è anche la novità della plastic free. Cioè il comune è anche sensibile alla tematica dell'ambiente. Ecco, parliamone perché questo è un aspetto davvero importante. Diciamo che questa è una sagra green perché rispetta l'ambiente, salvaguardia appunto, cioè la salvaguardia dell'ambiente, il rispetto di quello che è un nostro bene da tutelare. Assolutamente sì, infatti grazie alla collaborazione dell'assessore Roberta Grilli, che è l'assessore all'ambiente, e anche grazie alla collaborazione degli altri consiglieri comunali, la collaborazione sempre della Proloco, siamo riusciti comunque ad introdurre le stoviglie compostabili e quindi fare qualcosa a favore dell'ambiente. E poi dicevamo l'esposizione artistica, ma anche la mostra di vignette dell'artista Nando Perilli. Insomma, tra arte e cultura ce n'è tantissimo qui a Corropoli. Assolutamente sì, quindi cultura, musica, live, c'è un po' di tutto. Anche l'angolo bimbi con l'animazione, sempre sulla tematica dell'ambiente. Quindi quest'anno diciamo una bella sagra. E volevo ringraziare la Proloco di Corropoli nella persona di Cesarino Di Gennaro e tutti i suoi collaboratori perché ogni anno con grande impegno riescono a mettere su una sagra bellissima. Lo stesso sorriso.